Questo è un progetto che ormai è alla quarta edizione, è un progetto intergenerazionale che vuole mettere insieme gli anziani, i pensionati, i giovani, i bambini in questo caso, e per quest'anno il progetto ha approfondito uno dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale, visto che quest'anno poi è il settantennale della Carta, il 2018, ed è il diritto al voto. Il diritto al voto, come si è esplicitato, il diritto al voto al femminile. Quindi non solo i ragazzi hanno individuato le prime donne che si sono candidate nei vari consigli comunali a partire dalle prime elezioni amministrative del 1946 e poi via via fino ai nostri giorni quelle donne che si sono candidate, elette, sono state elette nei consigli comunali e poi hanno assunto anche un ruolo di responsabilità politica e istituzionale e sono diventate sindache. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di regalare a questi bambini che sono stati alle classi, agli insegnanti, ai dirigenti degli istituti comprensivi di tutta la provincia che hanno partecipato, di regalare uno spettacolo teatrale per bambini. La compagnia è una compagnia molto nota, è il Teatro Pirata di Iesi in provincia di Ancona, e lo spettacolo è molto intrigante e poi si collega al tema di quest'anno, la Repubblica è donna, e il titolo dello spettacolo è Musi lunghi e nervi tesi.